L'attuale emergenza sui rifugiati sta provocando un dibattito all'interno di tutte le organizzazioni europee e quindi anche all'interno dell'OSCE per analizzare quello che sta succedendo e per discutere delle risposte che debbano venire date dai Paesi membri. Dall'inizio di questo dibattito emerge un dato fondamentale, che manca una strategia condivisa. Vediamo la comunità internazionale essenzialmente divisa su questi temi, vediamo percezioni diverse, vediamo molta preoccupazione all'interno delle nostre società, con interrogativi su temi fondamentali, sicurezza dell'individuo, i problemi di terrorismo. Quindi bisogna capire prima di tutto che cosa sta succedendo all'interno delle nostre società. Questo fenomeno dell'estremismo che poi diventa violento e poi produce terrorismo, che spesso parte da noi e che poi ci colpisce ovviamente. Quindi questo è un primo dato. Il secondo dato è quello della demografia e delle sfide globali. C'è una crescente pressione, una pressione demografica prima di tutto, l'impatto dei conflitti, l'impatto dei cambiamenti climatici. Dobbiamo anche lavorare di più con partner esterni alla regione. L'OSCE è un'organizzazione regionale, così come l'Unione Europea. Dobbiamo aprire ponti verso l'esterno. Direi queste sono le direttrici fondamentali su cui dovremo muoverci in futuro. Lamberto Zegner per l'Istituto Affari Internazionali, grazie mille. Grazie a lei.